sarò molto breve. Come sapete, alcuni di voi sono un aostano di nascita, quindi le mie origini sono note a molti di voi, e anche il cognome è prettamente aostano, ormai la famiglia è radicata da molti anni. Quindi. E allora, io sono qua da agosto di quest'anno e diciamo, mi sto occupando dell'informatizzazione del comune di Augusta, cioè a digitalizzare tutto il comune, quindi rendere i servizi fruibili alla popolazione, ai cittadini, e anche ovviamente più economici. Innanzitutto, mi sono occupato appena arrivato di creare il nuovo sito web del comune. Perché fino al settembre di quest'anno avevamo un vecchio sito che non soddisfaceva un po' le esigenze di trasparenza e anche di accessibilità e quindi abbiamo provveduto subito a sostituire il vecchio sito con un nuovo sito che anche supporta la piattaforma mobile e quindi anche più fruibile da parte della generazione più giovane che utilizza iPad, iPhone, smartphone in generale. E stiamo diciamo la tendenza è, diciamo, è ormai trasversale questo fenomeno dello smartphone. E stiamo procedendo a digitalizzare tutti i documenti, tutto l'iter delle pratiche comunali. E stiamo comunicando quindi tra uffici. Non più attraverso materiale cartaceo, ma attraverso posta elettronica e attraverso il protocollo interno, che è anche un gestionale documentale, quindi fa gestione documentale. Quindi eviteremo in futuro di far portare carte da un ufficio all'altro e quindi eviteremo anche di stampare carte inutilmente perché non fa altro che aumentare i costi sia energetici che di hardware e consumabili che sono considerevoli. E stiamo facendo una revisione di tutto il parco macchine, diciamo, del comune. Parco macchine intendo macchine computer, per vedere se necessita di un'ulteriore espansione e sostituzione di apparecchi ormai obsolescenti. Stiamo modificando quindi tutti i servizi interni per aumentare anche la sicurezza e la velocità dei servizi. Stiamo cominciando un nuovo progetto che è la nuova rete civica del comune di Augusta. Cioè, la nuova rete civica significa che uniremo tutti gli uffici non più con una vecchia connessione che è una connessione molto lenta, HDSL, quindi una connessione ormai obsoleta e costosa, ma una connessione molto più veloce. Tra un secondo andiamo nel dettaglio. E intanto vi presento, per chi non l'avesse già visto, il nuovo sito del Comune di Augusta, che non è più comune.augusta.sr.it, ma è comunediaugusta.it. Il vecchio sito ovviamente esiste e rimanda al nuovo, quindi chi non sapesse comunque è informato di questa modifica. E si procederà man mano alla migrazione e alla dismissione del vecchio sito in maniera definitiva perché stiamo completamente cambiando il servizio. Il vecchio sito non soddisfaceva i requisiti del decreto legislativo 33 del 2013 in materia di trasparenza e come accessibilità alle informazioni. Quindi abbiamo provveduto a eliminarlo perché più delle volte conviene completamente eliminare il vecchio per passare al nuovo. È molto più economico e rapido passare a una nuova piattaforma piuttosto che espandere la precedente. Il vecchio soddisfaceva soltanto uno dei 42 requisiti richiesti dalla legge, dal decreto legislativo. Siamo passati al nuovo sito, che è questo, che ha una grafica molto, diciamo, più semplice, sembra anche più piacevole rispetto a quello precedente. Poi, qualcuno ovviamente obietterà, è molto soggettivo il giudizio, però noi siamo aperti a qualunque osservazione, quindi possiamo modificare in tutto il sito e adeguarlo alle esigenze di tutti voi.
abbiamo creato anche un accesso in una parte relativa a Facebook, abbiamo creato un account su Twitter, in modo tale che chiunque vuole può comunicare anche attraverso i canali social network, i nuovi canali di comunicazione. Noi non abbiamo messo nessun filtro, quindi chiunque può scrivere qualunque cosa, ovviamente sempre stando nella legalità, quindi siamo totalmente aperti alle critiche della popolazione. Poi, questo è il nuovo bollettino del governo italiano che ci dà attualmente, abbiamo raggiunto la piena soddisfazione dei requisiti che sono stati imposti, prima erano 44, ora sono 60, 42, ora sono 64, quindi siamo pienamente diciamo, conformi alla legge, al decreto legislativo 33 del 2013. E siamo attualmente al primo posto in Italia per trasparenza del sito web. Ovviamente non siamo i soli, al primo posto ci sono anche altri comuni. Ex aequo, con diversi decine di comuni. Comunque prima eravamo forse gli ultimi, perché 1 su 42, ora siamo a 64 su 64, quindi comunque il risultato c'è. E rapidamente abbiamo già detto come stiamo comunicando, stiamo eliminando il fax tra gli uffici perché la legge ce lo impone, mentre tra uffici e privato ancora è consentito, però stiamo comunque migrando tutto al fax virtuale. E potremmo in futuro fare, ovviamente dopo che abbiamo finito la prima fase di migrazione dei servizi sul protocollo digitale, passare a certificati online e anche le pratiche online. Questa è una cosa che però non arriverà nell'immediato, si stima nella seconda parte del 2014. E ovviamente stiamo istituendo, già sono attivi gli SMS, le newsletter per dare informazioni alla cittadinanza e eventualmente anche per avvisare in caso di emergenza. Ok. Parlavo di rete civica, faccio diciamo una sintesi molto veloce, e questo è nei progetti, stiamo cercando i fondi, spero di trovarli, perché diciamo, sono pochi, però comunque ci farebbero risparmiare molto nell'immediato futuro. Intanto inserire wifi nelle maggiori piazze del paese, stiamo cominciando con Piazza Duomo, ma non sarà l'ultima piazza, e quindi daremo a tutti la possibilità di collegarsi gratuitamente. Stiamo eliminando le vecchie DSL e stiamo sostituendole con le Hyperlan e le AirFiber, che sono delle connessioni molto veloci via Ether, diciamo, quindi via radiofrequenza. Sto preparando un progetto di questo tipo che ci consentirà di risparmiare circa 60.000 euro l'anno soltanto di spese di connettività. E poi stiamo aumentando, questa ultima notizia, poi chiudo, la velocità del servizio di connettività delle scuole, che attualmente navigano a circa 2 megabit, e stiamo portando a 20 megabit. Questo tutto risparmiando rispetto alle vecchie spese che abbiamo sostenuto fino adesso. Questo è tutto.